Una bella giornata di lavoro a Milano, un sacco di gente, un sacco di traffico, tre uffici diversi, al discount di il boson, che non è nient'altro che un tampone nasale. Ma ci proviamo, c'ho già paura di infilarmi sto coso su per il naso. Bene, oltre al milione di lingue c'è anche un test immunocromatografico per il rilevamento qualitativo rapido dell'antigene del virus SARS-CoV-2 in campione di tampone nasale anteriore, perché quello posteriore non voglio immaginare dove sia. Allora, le istruzioni sono semplicissime, perché prendi, apri il basilotto, rovesci tutto di lì mettendo il tappino nell'apposito fatto apposta, prendi il robot, lo metti nel naso, lo togli, lo infili lì dentro, lo scutugli lì, poi lo strizzi da lì per bene. Prendi il tappino, lo richiudi, prendi il robino, lo metti lì e vedi cosa dice, se è positivo, negativo o invalido. Proviamo, Raudi. Siamo invalidi, Raudi? Ecco, la confessione esplosa. Abbiamo 44 metri quadrati di carta, il nostro famoso robino da infilare su per il naso, la scatoletta del test rapido e il liquidino. Proprio poco del liquidino, proprio niente. Apri con il ripassino. Allora, mi raccomando, la parte morbida è quella che va nel naso e il manico è quello da cui si prende tutto. Si prende, si sfila così, zac, perché è una roba sterile, si infila nel naso. Direi che è entrato abbastanza. Wow! Allora lo prendi, lo metti lì, lo scutugli. Poi lo si strizza, si chiude il barattolino e si puce di lì. Allora. Basta. Aspettare 15 minuti. Nel frattempo il mio naso poverino. Vabbè. Allora, già dopo 2 minuti è venuta fuori la C, che potrebbe essere negativo, però c'è scritto 15-20 minuti per far venire fuori la T. Aspettiamo. Ma mezz'ora è passata, di T non c'è traccia. Quindi siamo solo C, che vuol dire negativo. Quindi metà posso garantire che funziona. Vabbè, ringrazio il Dario che mi ha messo in testa quest'idea di provare questi test presi a 4, no, quanto erano pagati alla fine? 6, 6 euro l'uno. Ma a distanza di 24 ore è venuto fuori una specie di triangolino sotto il T, che non vuol dire penso assolutamente nulla, perché il test è un test rapido. Infatti qua dice che il risultato si ha intorno a 15-20 minuti, mezz'ora, un'ora, 2 ore, ma dopo si deteriora anche quello che c'è dentro. Quindi funziona, nel senso che è venuto fuori una specie di T anche sotto. Vabbè, test riuscito. Cos'è questo? Il boson alla rovescia, ovviamente.